E salve a tutti ragazzi, finalmente ci siamo arrivati all'ultimo episodio di questo walkthrough. Direi di non perdere tempo e di iniziare subito. Abbiamo qui? Erba. Bomba a distanza. Almeno uno l'abbiamo, dai. Non come prima, che ne avevamo tantissimi. Una ci va sempre con. Cabina del capitano. Chiave a croce. Mappa della nave. Dobbiamo ottenere poi mediatrice, quindi dobbiamo trovare. Ed è qui la mediatrice. E non possiamo aprirla. Ovviamente non possiamo aprirla. Questo rumore. Se mi appiego a tutti i rumori di sto gioco. Siamo a male, no? Niente. Guarda queste. Petrificato così. Allora, dobbiamo andare a trovare Ethan, dobbiamo andare a trovare. Dove si è cacciato? Ah, qua ci siamo andati, non c'è niente. Là c'è la cabina capitano, devo andare qui. Ok. Scendiamo. Un saltino. Non te dica. Ok, utilizziamo una chiave a croce. Qua ci siamo stati. Questo rumore non mi piace. Manca un fusibile, manca un cavo. Che cosa mi pensa? Perfetto. Quello di prima. Qua non possiamo fare niente. No! Cioè così mi salta di sopra. È fortissimo sto coltello. Forte di mediatrice. Più forte. Pazzesco. Fare la sparo. A 16 anni dall'incontro di Lincoln City. I suoi siti stanno ancora soffrendo. Cioè quindi è collegato agli altri Resident Evil, eh? Recon City. Pensavo fosse un episodio proprio slegato dalla serie, questo qua, il 7, no? E invece, in questo gioco c'era il consiglio. Bomba, ottimo. Apriamo. È pure un grimaldello, niente, possiamo andare nella. A posto. Ah. Utilizziamo un proiettile. Rumori strani. C'è qualcuno sicuro. Infatti, facciamo saltare così. Morto. Mediatrice. Ma si è dissolta, diciamo, questa melma. Così. Ok. Scendiamo giù. Ce n'è un altro. Ma che non posso utilizzare il coltello. Ti schiavento tutto. Ciao.
L'abbiamo sbloccata questa. Questa l'abbiamo sbloccata. Saliamo ancora. Ah, qui non possiamo andarci. Ottimo, ottimo. Passiamo a punto di... Ma non ci possiamo andare. Dobbiamo scendere prima. Anzi, no. Dobbiamo decidere da sto dottore. Niente, dobbiamo salire. Andiamo a prendere la mitragliatrice. Ma sono proprio contagiato. Anche se sto coltello già fa miracoli, sto coltello. Così. Dai, vediamoci subito. Guarda, sempre. Che fa, non viene? Dove sei morto? Sei morto, sì. Stanza del capitano, stiamo arrivando. Capitan Findus. Ok. Capito, non possiamo aprirla. Serve proprio la chiave qua, non serve. Porco cane. Abbiamo perso tempo allora. Abbiamo perso tempo. Ci posso salire? Ok. Vediamo se possiamo andare di qua, ma dubito. Anzi no. Vabbè, mi ha fatto di questo, schifoso. Forza, moneta antica. Ma che ci dobbiamo fare? Ma che ci dobbiamo fare? Ah, noi abbiamo la munizione. Niente da fare. Il cavo dell'infermeria, terzo piano.
Trovo il fusile, trovo la chiave della meta del capitano, apri la porta con la gente del fusile. Ripara l'ascensore. Tante belle cose. Allora, siamo al terzo piano, no? Questo è terzo. L'infermeria è al terzo piano. Quindi dobbiamo trovare sto capo elettrico. Qua non c'è niente. Andiamo qua. Ma trovato questo punto chimico. Niente. Capo elettrico. Scusami. Il computer non c'entra niente, no? Qua non c'entra niente. Qua non c'è niente. Non c'è niente, quindi sto cavoletto cosa ha dentro quella porta. Ora riparo l'ascensore, apri la porta con gente proprio così. E dov'è? Siamo qua. Ah, porco cane. A posto, possiamo andarcene. Un po' a distanza. Anche se però dobbiamo vedere se c'è qualcos'altro. Allora, dai, che ci siamo. Ci facciamo un giro qua. No, ma qua ci siamo stati. E infatti. Si sente qualcosa. Scommessa che qua c'è la chiave. Non si apre, non si apre. Secondo me è tempo perso, no? E infatti. No. C'entrano i guai, è chiaro. I quadri c'entrano. Allora, questo è messo così. Questo è messo così. Ok. Che combinazione, ah. Tre agenti corrosivi, perfetto. Possiamo fare la scanna con questi. Ma qua non c'è niente, perché mi ricordo. Vediamo un po'. Bomba. Chiave e merletto del capitano. Trovata finalmente. E qua guardiamo. C'è un frusaglio. Frusaglia. Perfetto, possiamo andare alla meta del capitano. Scendiamo di qua. Saliamo di qua. Facciamo prima. Ok. Piano successivo. Granduccia sta nave.
Perché siamo tornati qui? Stanza del capitano. Stanza del capitano dall'altra parte. E ci prendiamo sta mitragliatrice finalmente. Ok. Prendiamoci questo e questo. Siamo a posto. Allora, dobbiamo scendere ora e aprire l'altra porta al terzo piano. Di qui. Che abbiamo la gente con rosio. Qui che abbiamo? Non si apre. Cos'è sto posto? Un sacco di belle cose. No, che cos'è? Aspetta che ci mettiamo le bombe. Esce dal muro. Puta merda. Aspetta che la facciamo volare di nuovo. Dai che è morto. È morto. Via, con le 4 granate sono servite. Prendiamo i circuiti. Ok, ristacchiamo. E ci andiamo a montare nell'ascensore. Cavo elettrico. Perfetto. Quanta gente con così. Non può andare meglio. Cioè, se moriamo così. Non possiamo fare niente? No. Niente, dobbiamo tornare all'ascensore. E lo andiamo a riparare. Non si apre. Eccoci qua. Uno e due. Un fusibile ci manca. Senza niente. Il fusibile ci manca. E dove lo prendiamo? Scendere. Possiamo provare a scendere completamente. Niente, niente. Qua ci siamo andati. Andiamo a cercare sto fusibile. Oh, scendiamo.
Probabilmente sarà qui. Quelli che ci avevano fatto il culo prima. Fanculo, va. Dai, devo ricaricare. La spara. Non abbiamo niente. C'è niente. Allora, questo qua ammazziamo, ce l'ho io in mezzo ai piedi. Ok. Già rotto le scale. Schiuso. Un'altra. Ai ai, morto. Ok, ora si sì, è morto. Ci curiamo tutti. Questi qua sono forti, eh? Questa specie di gollo. Ah, c'era un fusibile, ecco, dove l'avevo messo? Per aprire la porta, no? Esatto. E se ce lo prendiamo? Non succede niente. Si chiude, però noi abbiamo... Cosa abbiamo? Ci dovrebbe essere l'ascensore. No? Possiamo salire però. Ok. Oh, finalmente. Finalmente. Ci siamo stati, dobbiamo scendere giù, no? Per forza. Eccoci. Lui ti aspetta? Chi è? Lui mi aspetta. Fallo aspettare. Non abbiamo niente per curare. Cerchiamo di fare più attenzione. Oh, giusto giusto quello che ci serviva. Basta, uso questo perché è più forte. Questo è forte. Mi faccio ferire un'altra volta come un cretino. Tutte le granate che c'erano prima. Posto. Abbiamo ripristinato l'equipaggiamento.
l'abbiamo ripristinato. Perfetto. Le bombe. A posto. Morto. Che acido. Ah, che scappava pure. Meno male non si è fatto tanto danno. Ok. Morti. Vediamo che c'è qua. Altra moneta. Ne siamo abbastanza pieni, no? No, no. Non vengo io. Aspetta un secondo. Vorrei che c'è qualcosa inaspettato, no? C'è niente. Niente, ci dobbiamo andare per forza, mi sa. Vediamo che vuole. Ho bisogno che tu faccia una cosa per me. Ethan. Ethan. Lo so. Non ti farò male. Non te ne avrei mai fatto se avessi potuto. Che vuoi dire? Non sono un maniaco. E non lo sono nemmeno Margherito o il mio piccolo Lucas. E nemmeno Zoe. Quella Evelyn è colpa sua. Che cosa diavolo è? Cosa vi ha fatto? Ci ha infettati con il suo domo. È così che lo chiama. L'ho trovata tra i rottami di una nave nel Bayou. Poi tutto è cambiato. Ti infetta e controlla le tue azioni. No, non proprio, figliolo. Lei penetra dentro la tua mente e nella Tutta tua colpa anima. sua, allora. Non puoi opporti. Il papà non c'entra niente. Lei diventa una parte di te e non puoi più resistere al bisogno di. È tutta un'illusione, allora. Oh, ti trasformi in qualcosa di diverso. Come con Mia. Mi ha contattato perché è spinta da Evelyn. Ascoltami. Quella ragazzina vuole una famiglia. Vecchi boy. È lei la chiave. Capito? Tu devi trovarla e fermarla. Ethan, devi liberarci. Ti prego. Evelyn, stai lontano da lui. Perché? Lui non ti ama. Io posso far sì che ti ami. Non fargli del male. Te l'ho detto, non ho intenzione di fargli del male. Non osare. Altrimenti. Non sei mia mamma. Ricordalo. Che stiamo facendo?
Siamo troppo lati. Non c'è tempo. Tieni, prendi questo. Cos'è questo? Non riuscirò a resistere. Mia. Ancora a lungo. Mia. No. No. Mia. No. 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 Vaffanculo. Uccidilo. Uccidilo. Io credevo che tu mi amassi. Dai, come si fa? Ci stai perseguitando? Uccidilo. Non è quella che dici. Oh! Non c'è che sono tutto bagliato. Che devo fare? Uccidilo. Niente, che fare? Non riesco a credere che tu abbia scelto lei. Ma guarda come sei combinato. Uccidilo. Sì, mi sembra logico, no? Cioè, ci deve fare ammazzare. No, io credevo che tu mi amassi. Posso... Se devo andare così, va basta, però non si fa niente. Dobbiamo fare la cosa. Piede di porco. Cioè, con la pistola. Guarda qua. È finalmente morta sta... Così inutile. Si rialza sempre. Mucciosa, uccidila. Ma perché mia? Perché? Ma la finta ti è andata bene, eh? Fidati. Dobbiamo ok, l'unità mucciosa infame. Dove cazzo sei? È andato a finire bene, è morto. È tutta colpa tua. Morto, è morto. Mi sa che siamo alla parte finale, eh? Lo sento. Qui dove siamo? Pesci morti. Pesci fidosi. Qui dove siamo? Una rata vecchia. Una roba mi ha abbandonato. E stiamo pure morendo, eh? Che pensavo che... Ah, altri oggetti. Pensavo che dovevamo morire. Invece. Non c'entra niente.
Questa mano dobbiamo morire, anche se 18 febbraio 1892 c'è stata una frana miniera di Patterson Trufa e Blackford. Ci sono rimasti secchi a Exley. Non si reggeva mai più in piedi da solo. Il vecchio Stan aveva ragione, il terreno era troppo instabile. La società non vuole mandarci dei rimpiazzi. Ci toccherà fare dei tubi in doppi turni. Non vedo l'ora di tornare a casa. Miniera di sale. Abbiamo Beatrice. Scusami. Ah, ok. Gli oggetti di Mia. Oggetti di Mia. Vediamoci questa monetina. Tre monete antiche. Che fa, non lo prendiamo questo. Allora, visto che ne abbiamo tre, apriamo questo, no? Ok, cosa abbiamo qui? Steroidi. Qui. Alfa 1, qui Bravo 1, mi ricevi? Qui Alfa 1, fate rapporto, trovato niente? Nella proprietà dei Baker risultano zero sopravvissuti. Ripeto, zero sopravvissuti, riscontrati segni di lotta. Negativo. Tuttavia abbiamo recuperato diversi messaggi del figlio Lucas a persone non identificate. Lei immaginerà già di chi si tratta. Addio vacanze. Dai rapporti risulta nelle miniere abbandonate al sud. Mi sta recando lì. Ricevuto. La raggiungeremo a queste coordinate. Se trovate Evelyn, sparate per uccidere, ripeto, sparate per uccidere. Fanno prima, direi. Pistola utilizziamo per ultimo. Niente, andiamo. Pieni di armi siamo, no? Sono abbastanza pieni, dai. Utilizziamo il fucile a pompa, dai. Uno, due, tre, quattro. Potentissimo. Infatti, visto che siamo pieni di mostri, ci sono. Che siamo ben equipaggiati. Se non eravamo ben equipaggiati, fosse lo stesso. Morti. Ok. Munizioni di 10. Facciamo un altro. Cartuccia. E possiamo andare. Andiamo. Siamo. Dove siamo qui? Cioè, sto bruciatore è inutile, eh? Oh, non ci ha fatto proprio caso. Forse perché da sera non li vedevo queste trappole, eh? Yeah.
più? No? Questa l'avevo vista. Questa l'avevo vista, però all'ultimo. All'ultimo. Vai. Questa non mi frega. L'ultimo, ma non l'ultimo, dico. Allora. Abbiamo sbagliato a prendere sto bruciatore, no? È vero che lanciagranate non abbiamo trovato munizioni. Però. Oh. Diciamo così, è fatto lo schifo. Ma schifo schifo fa. Che c'è qui? Altri. Ancora. Basta. Cioè, tanto vedendo questa caverna scopriremo un bel po' di cose, eh? Ma che fa sicuramente con tutto quanto. Tutta sta vicenda. Un altro, che vuole che finisca? Dobbiamo spingere. Sarebbe di passaggio. Ok. E allora. Ragazzi, siamo veramente pieni di armi. Ce l'abbiamo presa. Fermo. Che stavo facendo? Che stavo facendo? Stavo scappando di sopra questo bot. Questa roba come potevamo evitarla? Ci sarà Lucas nel garage sicuro. Sicuro. Ci mette la mano sul fuoco. Erba, erba. Non possiamo fare niente. Andiamo del computer, dai. Grazie a voi. Sono riuscito a resettare il cervello e a tornare alla novità. E lei pensa ancora di avermi un pugno. Dovete fare qualcosa, ragazzi. Non solo ha l'aspetto di una mocciosa, ma è anche stupida come una mocciosa. Mamma e papà invece sono del tutto fuori. Ditemi un po', questa cosa della famiglia gliel'avete programmata voi in qualche modo? Cazzo, è strana forte. Quella stanza di mia è ancora sospetta tra il mondo fatato di Ivy e la realtà. Sospesa. Niente, ragazzi, sto dormendo. A volte diventa molto violente e ho dovuto rinchiuderla in una cella. Credevo che Evelyn sarebbe andata su tutte le furie, visto che mia le sue ferite. Ma non sembrava di... porti molto, a volte però va a trovarlo, crede che Mia sia la sua bambina,
Come ho detto, la vostra arma biologica è completamente fuori di testa. Arma biologica. Quindi ha a che fare con la... con quell'agenzia di Resident Evil, come si chiama? Umbrella Corporation, ecco. Probabilmente. L'ossessione della famiglia di Evelyn sta superando ogni limite. Sta facendo più. Ma è stata infoltire i ranghi di quella sua pseudofamiglia. Forse si sta stufando di me e ancora da sua. Ma sono ascoltato proprio ma. A proposito di Ivy, non sembra essere in gran forma. La sua pelle si sta riempiendo di rughe e i capelli si stanno ingrigendo. Cosa di previsto? Sembra che stia invecchiando tutto di un colpo. Quanto strano, no? Qui abbiamo. Il presente rapporto illustra la sintomologia correlata al batterio riscontrato nei soggetti della serie E. Quando infetta un ospite umano, assicurarsi di leggere questo documento con attenzione prima di occuparsi dei prototipi bellici di serie E. Qui di seguito denominato muffa. Stato iniziale, la muffa assorbe nutrienti nel corpo dell'ospite per alimentare la sua popolazione e col tempo assume il controllo delle cellule del soggetto. Quei mostri liquidi sarebbero delle persone, allora. Durante questa fase il soggetto sviluppa delle notevoli capacità di iniziare del tessuto. Durante gli esperimenti abbiamo rimosso braccia e gambe allargate, questi sono stati in grado di rigenerarsi. Stati intermedi, una volta raggiunti i cervelli, i pensieri del soggetto si sintonizzano con quelli della gente di serie A. Il soggetto quindi inizia a soffrire di allucinazioni visive e uditive, per poi finire sotto il controllo del completo controllo della gente di serie A. Il perseverare di questo stato porta alla perdita totale della tua coscienza. Quando la muffa infetta la totalità della cellula del corpo, il soggetto ospite inizia a perdere la sua forma umana, le mutazioni fisiche in caso, ma è tutto in mutazioni niente in I mostri poi i mostri liberi, quanto che in questa storia risulterebbe estremamente difficile contenerlo. Direi, avete fatto un mizio sprecato. Vomito. Niente, ragazzi, ovviamente è stato scoperto tutto quanto. Si è scoperto tutto quanto. È un'arma biologica. Tutto questo ambaradambo tipico di Resident Evil, lo dico. Fa proprio parte, è proprio del mondo di Resident Evil sto gioco, non c'entra niente. E qua abbiamo Voldemort. Necrosozzina aggredisce la membrana cellulare di qualsiasi soggetto basato sul modello di arma biologica serie E, da utilizzare per l'eliminazione dei soggetti della serie E. La tossina richiede estimazione prima del suo uso. L'operazione di estimazione è condotta iniettando un campione di cellule appartenente a soggetti di serie A nella consapevolezza della... Ok. Il campione. Che sta succedendo? Necrotossina. Il programma è avviato nell'anno 2000 grazie anche al supporto tecnico dell'HCF. Faceva parte di uno dei numerosi progetti di Zkneb, ossia il programma sperimentato di una generazione per la superiorità di battaglia della compagnia. L'obiettivo era quello di sviluppare un arma biologica in grado di neutralizzare i nemici in massa al fine di evitare lo scontro diretto. NetzBus fu in seguito archiviato tutte le risorse confine con ciò che contraddistingue questo esperimento dagli altri è la sua particolarità di trasformare così elemento ostile in un valido obbediente alleato. Per questo non è stata sorpresa da vedere. Non è stata sorpresa da vedere. Aspettate. Come sia che l'organizzazione di puntini puntini abbia voluto costruzione di questi costi. Il soggetto non sarebbe mai esistito se non fosse stato per scoprire nel territorio di incognita, il fungo che chiamano comunemente muta miceta. Assurdo. La realizzazione di ogni arma biologica comprendeva l'immissione del genere. Ok.
Assurdo. Gli organismi infatti sempre lampioni erano. La bambina. Ah, il primo esemplare della serie. Ah, ma sono stato assegnato di comandi di motocicletta nei propri tessuti. È dato segno di notte come sumuta micetene. Muta miceta. Sì, in grado di influenzare positivamente le azioni e pensiero dell'organismo ospite. Abbiamo ancora molto da imparare riguardo i processi che la mettono in opera in contro la sua situazione. La teoria di prima creduta è che come viene. Vabbè, comunque. L'obiettivo di controllo di viene esercitato in diverse fasi. La prima è riattenere la tipologia della ricezione dell'autovisione. Il trauma contribuisce così a quello del barriere mentale che lo spirito mentale così di completarne i condizionamenti psicologici. Una volta che il completo controllo mentale è ormai prossimo, l'infezione del mondo digitale si è già propagata per tutta la cellula organismo, portando così il soggetto a una puntini puntini. E qui è stato svelato tutto. Questo c'è incendiario. Questo schifoso fucile lo leviamo. E ci prendiamo. Allora, questo che ci serve. Questo pure. No, ce la facciamo. E vabbè, facciamo così. Strutturizziamo. Questa è la cassa aperta, non serve a niente. Prendiamo questo. Granata e salviamo ovviamente la palude. Carichiamo anche qua. Ok, possiamo andare a fare una guerra. Dobbiamo forza scendere. Ci vediamo del tutto. Abbiamo. Sta cantando. Questa bambina alla fine non c'entra niente, è proprio questo virus che cazzalora. Mi vuoi bene? Dicevo che volevi una famiglia. Che ha annientato niente questo virus, dai. Lei non c'entra Cazzo! niente. Sì, però. Chi
staccando parecchi problemi. Parecchi. Ai ai. Che dobbiamo fare? Andiamo, non ci serve tanto. Siamo di qua. Chissà che fine ha fatto Lucas. Anche se per ora non penso che il nostro pensiero principale. Sta crollando tutta sta merda. Sta letteralmente crollando. Vediamo che c'è qua. Niente, dobbiamo salire. E saliamo. E il fucile a pompa è una bomba. Questo sta durando assai, anzi. Ok. Combustibile, devo pure mangiare sta combustibile. Tutto fa schifo. No! Affanculo. Direzione delle aree. Ok. Niente, abbiamo finito le munizioni. Qua non abbiamo niente. Aspetta la luce. Siamo di sopra. Ancora non muore. Bene di morire. Sei morto, è giusto. Ancora no. Assurdo. Colpo di testa. Vai. Allora sì che sei morto. Eh sì. Ma potevamo utilizzare questo. Questa è l'arma definitiva. Il siero. Perfetto. Non c'è soltanto che acchiappala da un braccio. E niente, ci sto siero. Abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Gracias.
mettiamo qui. Aspetta. Ora ci siamo. No. Ora. Saliamo. Era map. Salviamo. Ok. Vediamo che abbiamo qui. Sembra lei. Aspetta, ma qua siamo ritornati dentro casa. Sono sicura. Cazzo, allora. Non c'è più. È sparita. È sparita. Cioè così siamo tornati dentro casa. Ah, c'è anche la nonna. Vero, oltre a Lucas c'è anche lei. Chissà che fine ha fatto. E siamo ritornati al punto di partenza. Niente, non si fa vedere in faccia sto Ethan. Non lo vogliono fare vedere gli sviluppatori. E qui? Oh. È solamente colpa tua. Perché la finisci? Non è che è stato infettato pure lui. Sicuramente. Mamma mia. Cioè questa sembra la parte quella di PT. Di Silent Hill. Oh. Tranquilla, sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Uccidila, mammina. C'è la legge tu. Hai esagerato! Fa un cazzo di male! Non vuole essere il mio paparino? Allora può morire. Questa volta è il turno della mamma di ucciderti. Questa stronzetta. C'è sempre lei sotto tutto. Presto diventerai uno di noi. E forse comincerai a comportarti bene. Non sto scherzando. No! Allontanalo da me! Lasciami morire! Stai calma. Spero che non ho allucinazione, però... Cosa da pazzo.
tutto sparato. Ci dobbiamo sparare vermi, se no. Stai alla larga. Stai calma, bimba. Dobbiamo avvicinare secondo me. Ecco. Col coltello. Ci dobbiamo parare, avvicinarci. Ci sparo. Che succede? Non succede niente. Lasciami stare. No, non farlo. Vieni qua, la finiamo. Perché tutti quanti mi odiano? Immaginavo che alla fine... No! Perché è sta cosa? Cazzo! Immaginavo che alla fine c'era sta nonna qua. Non pensavo che era lei, però pensavo di affrontarla. Che succede? Non sarebbe una bambina. Vediamo le pezze potenti. Sei solo un mazzoletto. Siamo a terra, non ci possiamo muovere. Cioè, vedi sto virus che sta facendo? Altro che zombie. Questo ancora non è morto. Pistola. Che pistola è? È l'ora della rana. Che cos'è? C'è una pistola speciale. Di pistolaio, scusa.
trasformati in pietra. Stanno venendo a salvare. Non sono i cattivi loro. Sono Redfield. Ora sei salvo. Ah, ti ringrazio. Perché ci avete messo così? Tanto? Io ho fatto. È la famiglia. Che fine ha fatto? Tutti morti. Addio. La puoi buttare, ce l'ho. Infatti. Dicono che chiusa una porta, se ne apra un'altra. Beh, stanotte se ne è chiusa una. È stata una lunga notte. E non solo per me. Io e Mia non siamo le sole vittime, ma anche i Baker. È colpa di quella cosa, Evelyn, che li ha resi così. Ma ora Evelyn è morta. E la cavalleria è venuta a ripulire il tutto. Avevo accettato la scomparsa di Mia la prima volta, ma ora l'ho persa di nuovo. È l'unica dannata porta che vedo. Rimane chiusa. Abbiamo finito. Che alla fine non è che si è salvato. Con l'elicottero dell'Umbrella Corporation. Sono loro di cattivi. Titoli di coda. Comunque mi è piaciuto, un bel gioco, eh? Veramente un bel gioco, un bel horror. Che abbiamo qua? Nient'altro? Titoli di coda. Vediamo un po'. Titoli di coda, difficoltà normale, 7 ore di gioco. Qualcosa abbiamo perso, vabbè, pazienza. Saranno giunti alla cassa giusta nel gioco principale, arma Albert. I segreti dell'autodifesa. Cosa sono? Ragazzi, il video finisce qui con anche il gioco. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un mi piace. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.